Allora, videotag era da un po' che non ne facevo uno, forse credo che sia passato il periodo dei videotag con le domande, che non sia più in voga, tra virgolette, e quindi non lo so, non se ne vedono più in giro, boh, ditemi se è vera questa cosa, però una ragazza su Instagram che non mi ricordo come si chiama, credo Maria Laura, se non ricordo male si chiama Maria Laura. Nel mio ultimo penultimo vlog, dopo il mio ultimo penultimo vlog, mi ha scritto e mi ha detto: perché non fai questo vlog, questo tag rispondendo alle domande in modo che così magari parliamo un po', oppure ci parli un po' tu in generale, magari bla 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 per conoscerci meglio, eccetera. E ho fatto il video tag che mi ha mandato, che l'ho visto in un canale, che era di un canale che vi lascio giù. E niente, era carino, le domande non sono niente di che, però è giusto per parlare un po', giusto per chiacchierish. Ovviamente la situazione capelli è sempre più pessima, però vabbè, c'è caldo. E niente, quindi iniziamo subito. Le domande sono 20, quindi non è nemmeno troppo, come si dice, troppo pesante come cosa, cioè da sopportare. Allora, il tuo nome, il mio nome, penso e credo che lo sappiate tutti, a parte qualcuno che negli anni, diciamo, nel tempo mi ha chiamato Valeria, ma questa è una cosa che non mi è nuova, neanche a scuola mi chiamavano Valerio perché mia sorella si chiama Valeria, quindi non lo so. Ai professori rimaneva quella cosa lì, la gente a volte dà per scontato che Vale sia per Valeria, e qui su YouTube non c'è scritto Vale, credo. Però mi è capitato di essere chiamata Valeria, comunque il mio nome è Valentina, invece sempre Vale. Nome, figlio ed età. Allora, mio figlio si chiama Claudio e ha 3 mesi, no, ormai quasi 4 mesi, oggi il 21 e il 24 ne fa 4. Cioè, sta avendo uno sconforto, no, sconforto non è vero perché sono felicissima che cresca e tutto, però mi rendo conto che è proprio vero quando si dice che il tempo vola e cresce super 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 velocemente. Ogni giorno vedo che fa una cosa nuova, ogni giorno vedo una differenza e ci sono giorni in cui mi sembra completamente diverso dal giorno prima, e quindi questa cosa da una parte mi rende molto felice, dall'altra invece sono tipo: ma io contemporaneamente sto invecchiando. E la tua età? Ah no, a che età? Perché io non è che ho scritto le domande per come erano scritte, tipo la domanda sarebbe: a che età sei diventata mamma? Io ho scritto età mamma, quindi dicevo, dire. E a che età sono diventata mamma? A 28 anni, cioè a 28 anni sono rimasta incinta e ora a 29 anni ho partorito. E com'è stata la tua gravidanza? La mia gravidanza è stata bellissima, quindi questo ne ho già parlato in un video su tutta la mia gravidanza che vi lascio qui qualora non l'abbiate visto. La gravidanza è stata proprio bella, cioè come se non fossi stata incinta, a parte il peso della panza e il dover eliminare, fare a meno di alcuni cibi, che per me è stato una bella prova. Però la mia gravidanza è stata bellissima, per fortuna non ho avuto intoppi, problemi, non c'è stato nessun problema di percorso, ma ho qua strappato, vabbè. Quindi sì, la mia gravidanza è stata bellissima e se fossi certa e fosse così potrei fare altri 100 figli, non considerando però il parto. Perché? Poi qua dice: che cosa non rifaresti durante la gravidanza? In realtà nulla, cioè ho fatto tutto, cioè non ho fatto niente di sbagliato. Cioè, ho lavorato fino a una certa, mi sono riposata abbastanza, però nello stesso momento mi sono mossa, non sono stata lì a poltrire, tra virgolette, però quello è soggettivo, perché il mio corpo, quello che sentivo, me lo permetteva e quindi non mi sono lasciata andare nell'ozio, che ne so. Quindi rifarei tutto. Cosa invece faresti che non hai fatto? Probabilmente se l'avessi saputo e se avessi visto bene TikTok avrei mangiato il prosciutto crudo, perché c'era scritto il prosciutto San Daniele, mi sembra. Non lo so, non mi ricordo. Durante la gravidanza si può prendere proprio, hanno assicurato che si può mangiare e io ho sofferto un sacco. Cioè, ero proprio una cretinata, però lo mangerei se dovessi
avere una nuova gravidanza, questa volta lo mangerei perché so che si può fare, quindi almeno mi togliere quello sfizio. E la cosa più bella dell'essere mamma. La cosa più bella dell'essere mamma è essere mamma, cioè rendersi conto che questo bimbo che vedi, questo essere vivente, questa cosa che hai creato tu, cioè la consapevolezza che l'abbia creato tu. Quindi questa è una cosa assurda che mi stupisce ogni giorno, cioè ogni tanto io e Carlo ci fermiamo a guardarlo e diciamo ma l'abbiamo fatto noi. Quindi è una cosa assurda ed è la cosa più bella. Sapere che dovrà insegnargli tu quasi, non tutto, per fortuna, avrà anche tanti altri insegnamenti vari ed eventuali della scuola, nonni, zii, eccetera, però tante cose gliele trasmetterai tu anche involontariamente ed inconsciamente, perché forse gli insegnamenti più grandi sono quelli che non dai in maniera, non lo so, meccanica, tipo quelli scolastici o... Non lo so, ma sono proprio le basi della vita, saper reagire magari ad alcune cose, quindi la cosa più bella è sicuramente il fatto che sia nato da me, che l'abbia fatto io, quindi la magia dell'essere genitore, e poi il potergli insegnare veramente, poter insegnare quei valori che ci si rende conto, almeno io mi rendo conto che sono un po' caduta libera, quindi spero e penso di potergli insegnare. Hai portato tuo figlio all'asilo, al nido? No, non l'ho portato perché io non ho lavorato, cioè sono andata via dal lavoro già ancora prima della maternità ufficiale, sono andata in maternità anticipata, mi sono trasferita qui e lui adesso ha 4 mesi e non credo che andrà al nido fino a... no, al nido no, all'asilo fino all'anno. È però un'esperienza che ovviamente fa bene relazionarsi con gli altri bambini, quindi tutto un po' un punto interrogativo, però per il momento siamo io e lui, basta, quindi non l'ho ancora portato. Ditemi voi le vostre esperienze. Poi, che prodotti baby consigli? In realtà io non ho dei prodotti baby che ho detto, oh mio Dio, la svolta della vita, fantastico, non ne posso fare a meno come prodotti in sé. Ho delle tips, delle cose che per me sono state che magari nessuno mi aveva consigliato, anche dei gesti, delle cose, delle cose che ho attuato o utilizzato e che nessuno mi aveva consigliato e che sono rivelati molto utili. Ad esempio, io consiglio a tutti i genitori di, soprattutto per i bimbi piccoli piccoli, di utilizzare i rumori bianchi, perché io ricordavo questa cosa di aver visto un video su YouTube, ancora TikTok non era, io proprio non avevo intenzione, cioè non era ancora madre, non era ancora nei programmi, eccetera. Ho visto questo video di un signore, il bambino piangeva come un pazzo e lui metteva il rumore del fono e il bambino smetteva e mi è rimasto puntino di questo bambino che mi smetteva, ho detto no, io me lo devo ricordare, non me lo ricorderò mai, però se un giorno dovessi diventare mamma voglio utilizzare questo metodo. Me lo sono ricordato ed effettivamente è la cosa migliore che potessi ricordarmi. Carlo era scioccato la prima volta perché Claudio non è un bambino che piange molto, anzi, proprio scusate, qua passano i carri, i buoi, tutto. Però non posso chiudere le finestre altrimenti muoio. Claudio non è un bimbo che piange tanto, anzi, piange tanto almeno per adesso perché mi dicono non dirlo, non dirlo, perché poi ti si ritorce tutto contro. Vi dirò, io lo dico, semmai un giorno dovesse diventare un pazzo scatenato, pazienza, mi sono goduta questi mesi di lui bravissimo e niente. E quindi il rumore del fono quando ha questo pianto non è di dolore. Non devono essere né pianti di dolore né pianti di sonno, cioè sì, di sonno sì, se vuole dormire lo mettete a letto, però è nervoso, e per i pianti di nervosismo, quelli ingiustificati, basta mettere, io lo cerco su Spotify, ho trovato il fono perfetto per lui, lo metto su Spotify e proprio 5 secondi e lui ha che piange, ha che smetta. Questo è successo soprattutto all'inizio, quando aveva i pianti un po' di nervi, ed è stata la svolta, quindi io non vi consiglio nessuna crema né nulla, vi consiglio
il fono per i bambini perché è fantastico. Poi, come si chiama il suo peluche preferito? Lui non ha, ve li ho fatti vedere forse nell'ultimo vlog, ve l'ho fatto vedere, non ha tanti peluche, ne ha solo uno che è un dudù praticamente ed è una papera e l'ho chiamata Mimì. Questa domanda è molto interessante, però è un dudù preso da Primark. Poi, consiglia un gioco costruttivo. Boh, allora, giochi proprio costruttivi non ne faccio perché avendo 3 mesi magari sbaglio, ditemelo nei commenti se siete mamme o papà, però non ne faccio perché mi sembra troppo piccolo, nel senso lo faccio giocare con me, gli parlo, lo faccio muovere, lo faccio, però giochi costruttivi ancora mi sembra un po' presto, un po' precoce come cosa, quindi non ne conosco, però se voi ne avete utilizzati o ne conoscete, ne state utilizzando e ditemi che magari tra qualche mese iniziamo. E cartone preferito uguale, cioè io odio la televisione, ma questo non vuol dire niente, non è che siccome odio la TV non vedrà TV o non vedrà cartoni, glieli dovrò far vedere quando magari dovrò un attimo farlo stare lì davanti alla TV mentre io devo sbrigare delle cose. Però per adesso io non ho mai la TV di sottofondo e magari vedo lui si interessa, eccetera. Però gli piacciono le canzoni dei cartoni animati, a volte io e Carlo mettiamo qualche canzone e vediamo che lui sorride, eccetera. Però ancora non ha un cartone preferito. Poi ci sono tutti questi Bing, tutte queste cose che aborro. Però vorrei fargli vedere i grandi classici. In realtà ci tengo molto a vedere che lui veda sia quelli attuali, perché poi deve parlare di qualcosa con i suoi amichetti. Però immagino delle conversazioni, sia però i miei, cioè quelli dei grandi classici, deve vederli. Poi, come vorresti festeggiare il prossimo compleanno? Allora, come vi ho detto prima, lui adesso deve fare 4 mesi, il 24. Noi finora non abbiamo festeggiato nessun mesi, complimese. Farà un anno a febbraio, cioè quando fai i complimesi, ti faccio qualche coccola, qualcosa, non facciamo la torta perché siamo dei genitori tristi, però diciamo gli facciamo un po' di preo, come si dice da noi. Il suo compleanno non voglio fare una cosa troppo grande, troppo esagerata, però ci tengo a festeggiarglielo e vorrei farlo giù. Momento di auto, no, anzi, era un motorino e vorrei farlo giù in Sicilia, qualsiasi cosa, ma giù in Sicilia con tutti i nonni, i parenti, bla bla bla. Poi, come organizzi il momento Nanna? Allora, il momento Nanna di Claudio non è niente di particolare, non è niente di organizzato. Lui mangia, dipende, un po' prima, molto prima. Poi dipende dal livello di sonno che ha, a volte arriva alle 8, alle 20, alle 20 e 30 che già è morto e quindi lo metto a letto e dorme. Altrimenti, verso dopo cena, noi finiamo, lo mettiamo nella lazaretta a fianco a noi e poi appena finiamo di cenare, nel frattempo gli strappo i capelli, che bel momento. Appena finiamo di cenare, lo mettiamo nella sua culletta, lui non ha mai, mai, mai dormito con noi nel lettone, è una cosa che da una parte tipo mi manca, nel senso che non so cosa vuol dire dormire con lui abbracciato, cioè sentirlo proprio accanto. Dall'altra mi rendo conto che magari può essere un po' too much, nel senso che poi magari si abitua, eccetera. Però non lo so, mi sarebbe piaciuto provarlo almeno una volta, però ho paura che poi si senta, cioè lo voglia fare sempre e non è proprio il caso. Quindi lo mettiamo nella sua culletta, che non è la next to me, ma è una culletta a bordo letto mio, comunque non è aperta, ma comunque ce l'ho subito a fianco. E niente, gli mettiamo il peluche e lui si addormenta. Fine. Non l'ho mai dondolato per dormire, si è sempre addormentato subito. All'inizio aveva la poppata programmata a metà notte, tipo mezzanotte, alle 2. E che me l'avevano consigliato in terapia intensiva di continuare a fare così, di fare la poppata a mezzanotte. Poi però abbiamo smesso perché mi sono resa conto che lo svegliavo e lui era tutto totalmente in coma, nemmeno voleva mangiare spesso, quindi ho aspettato che si svegliasse lui, a volte si svegliava alle 4. Adesso invece proprio da ormai, forse dal secondo mese,
Si sveglia verso le 7. Sì, diciamo che l'orario più, diciamo, quando si sveglia più presto sono le 7, altrimenti 8, 8 e mezza è successo anche, sì, 9 massimo. Si sveglia, ma non si mette a piangere, apre gli occhi, si guarda in giro. Io poi ormai mi sveglio veramente sempre presto, quindi mi giro, lo vedo con gli occhi aperti, gli do da mangiare, però diciamo lo metto a letto, dorme, si sveglia per mangiare, fine. Hai già mangiato fuori con lui e come ti sei trovato? Penso che ci sia scritto così. Allora, sì, io ho mangiato con lui già a 20 giorni o 25 giorni dalla nascita, quindi aveva 25 giorni. Siamo andati a mangiare fuori, è stato bravissimo. Non è il periodo ancora in cui urla o si mette a correre tra i tavoli, ma spero non arrivi mai, spero di riuscire a insegnarglielo. Ma questa è una cosa che non posso decidere di certo solo io, nel senso posso sperare di insegnargli ad essere un po' più educatello sotto quel punto di vista, però poi sai il carattere, ripeto, non posso farci nulla. Però adesso quando andiamo a mangiare fuori, andiamo a fare gli aperitivi, eccetera, noi ci andiamo spesso, è bravissimo, sta nella culletta a guardarci oppure dorme. Poi la soddisfazione più grande che ti ha dato finora, o le soddisfazioni più grandi, è molto piccolo. Questo non vuol dire che non mi dia soddisfazioni, anzi, però sono sicura che magari me ne darà tante altre in futuro. Però diciamo che la soddisfazione che per adesso mi ha dato è quella di essere, boh, sono soddisfatta del fatto che sia così solare, che sorride sempre, non piange mai, ma non perché se piangesse mi darebbe fastidio, cioè nel senso non è solo perché è bravo e quindi io riesco a riposarmi di più, essere un po' più tranquilla, ma la soddisfazione più grande ce l'ho quando vedo che è felice, quindi proprio sono soddisfatta del fatto che lui sia felice, sereno e che non, boh, che sia così solare. Tutti quelli che lo conoscono mi dicono che si vede che è felice, si vede che è solare, si vede che, boh, è un bimbo tranquillo, quindi questa cosa mi ha dato un sacco di soddisfazione. Ma è una cosa che ovviamente lui fa involontariamente, non è una cosa che di sicuro non viene da me, nel senso io in quanto mamma non mi prendo i meriti, non credo che sia così bravo per me perché io da piccola ero terrificante e mia madre quando ero incinta mi ha detto se il karma gira tuo figlio non dormirà mai perché io fino ai 3 anni di vita non ho dormito. Lui in pancia era terribile, si muoveva continuamente. E quindi la ginecologa mi diceva: mi sa che aveva ragione tua madre, questo bambino sarà una peste già da piccolo. Invece mi hanno fatto praticamente dei complimenti sin dalla terapia intensiva da quando è nato, perché è sempre stato bravissimo, sopporta tutto, cioè tutti i prelievi, gli esami che ha dovuto fare al cuore, al cervello. Lui ha avuto un po' di esami poi da fare nei mesi e ne abbiamo ancora qualcuno. E è sempre stato bravissimo, tipo lì quel coso si faceva controllare. E quindi boh. Sono contenta che sia così bravo e che sia così felice, cioè è proprio una soddisfazione per me che sia tranquillo, felice e bravo. E quindi questo. E niente, il tag in realtà consisteva solo di queste 20 domande solo e ci abbiamo messo 20 minuti, quindi un minuto per domanda. E niente, io ringrazio la ragazza che me l'ha fatto, anche perché non l'avevo mai visto. Quindi non ero ancora da quel lato del YouTube, però ne guarderò qualcuno, vediamo cosa dicono le altre mamme, anche qualche prodotto consigliato, eccetera. E niente, adesso io vado anche perché lui sta dormendo, però vorrei uscire a comprare qualcosa. E niente, noi ci vediamo al prossimo video. Scusate i miei capelli, ma ormai facciamo finta che non vi abbia dato consigli sui capelli negli anni, perché tutto è andato in fumo, devo rimettermi in carreggiata e curarli. Va bene, noi ci vediamo al prossimo video. E sempre qua, sempre noi, sempre in amore, gioia infinita. Allora, niente, qua cambio d'abito, mi ero già rimessa il pigiama praticamente. Stavo per montare il video, lo stavo riguardando e mi sono resa conto che ho saltato tre domande senza motivo, non le ho scritte.
non le ho riscritte sul fogliettino, quindi proprio non le ho fatte, non so perché. E le domande erano: la cosa più difficile dell'essere mamma? Perché c'era la cosa più bella e la cosa più difficile. La cosa più difficile dell'essere mamma, a parte organizzarsi l'esistenza, perché ovviamente non si è più da soli, non sei più un singolo che puoi fare quello che vuoi e quando vuoi, puoi uscire quando vuoi, puoi bere quando vuoi, mangiare quando vuoi, dormire quando vuoi, riposare quando vuoi. Fare tutto quello che vuoi, quando vuoi, come vuoi, il viaggiare, prendere un aereo con una facilità incredibile, con un bambino, soprattutto credo piccolo, all'inizio un po' più difficilotto, e quindi l'incastrare la tua vita con quella. Rincastrare la tua vita con quella del bambino, di tuo figlio. Questa è sicuramente la cosa più difficile, ma credo che lo sia per tutti i genitori del mondo. Quella di incastrare la propria vita con quella del bambino e fare la cosa giusta. Perché io non sono mai stata una che si preoccupa delle cose, anzi, molto spesso sono stata superficiale, nel senso ho vissuto così, vivi e vai. Però adesso penso ho un bambino e devo veramente stare attenta a ciò che faccio, un po' l'animo, così freedom ce l'ho, però devo. Cioè, basta poco veramente per sbagliare qualcosa, non lo so, come genitore, quindi. Trovare l'equilibrio, ecco, né essere troppo rigidi, la cosa difficile è non essere troppo duri con se stessi, ma nemmeno essere troppo frivoli, quindi riuscire, a fare la cosa giusta, credo che sia la cosa più difficile, e capire qual è la cosa giusta, perché non è detto che bisogna per forza fare, che la cosa giusta sia universale, magari ciò che è giusto per me non è giusto per qualcun altro, quindi è difficile. È difficile essere mamma, ma non c'è una cosa nello specifico di difficile. C'è un insieme di cose che hanno cambiato e cambieranno la tua vita, e quindi è così. Spero di essere stata chiara. Poi c'era qual è il suo cibo preferito? E il suo cibo preferito, allora, lui ha 4 mesi, quindi beve latte, mangia il latte, ma comunque non l'ho mai allattato. Io ho avuto dei problemi al mio latte, sono stata seguita anche lì al lattario all'ospedale. Quando avrei potuto allattarlo, lui ormai si era disabituato, cioè non si era troppo abituato al biberon e non si attaccava al mio seno. Inizialmente non potevo proprio darglielo perché avevo appunto dei problemi al latte che succedono una volta su tanto, e tant'è che è stato difficile anche all'inizio per i medici lì, tra le tante cose, capire quali fossero il mio problema. Ok, e quindi niente, lui beve il latte. E il latte che prende. Non voglio parlare nello specifico perché non so se qui su YouTube si può parlare nello specifico degli alimenti per i neonati. Prendo un latte di farmacia, quindi il latte che do lui non c'è online, c'è solo esclusivamente in farmacia. Penso che le mamme lo conosceranno. E poi l'altra domanda, erano tutte sparse, però le ho saltate così non le ho scritte perché sono bacata. Era: come è stato il tuo parto? Su questo non mi dilungo, vi lascio nelle schede. Il mio video, ve lo lascio qua, il video sul parto che ho fatto, e un sunto è stato bello traumatico, però vabbè, io quello che dico sempre, peggio di così non può andare, quindi ormai è andata, non ci devo, no, ovviamente non ci ho più pensato dal momento stesso in cui l'ho presa in braccio, e niente, però è stata una bella botta. Un bel parto pesante, poi ho avuto delle testimonianze di parti molto simili ai miei, ma anche di parti super veloci, super facili, quindi vabbè, esistono tanti tipi di parto, il mio è stato dalla parte oscura delle esperienze. E niente, qua sta passando di tutto, quindi stavolta vi saluto davvero e ci vediamo alla prossima. Vado a montare il video col mio pigiama. Tra l'altro questo sì è il pigiama che avevo comprato per andare all'ospedale a partorire. Che sexy.